Anfaccia a tutti ragazzi, qui è Cane Lupo e benvenuti in un nuovo video degli investimenti. Ragazzi, che da oggi cambierà il modo in cui porterò questo video. Questo perché ho deciso di fare questo cambiamento per due semplici motivi. Uno, il portafoglio azionario nel quale investo, quindi sia quello che ho sulla banca che quello che detengo sui toro, che tra l'altro il portafoglio che ho sui toro è pubblico e potete andarlo a consultare quando volete tranquillamente. Vi lascio il link in descrizione del mio portafoglio. Ho deciso di non far vedere effettivamente quanto, farò vedere semplicemente indicativamente quanto sono andato sopra del mese o quanto sono andato sotto e basta, e vi informerò semplicemente quando ci sarà qualcosa di importante da fare, perché nel campo azionario, ragazzi, un giorno è sopra, un giorno è sotto, l'altro giorno è ancora più sopra. È un po' una cavolata informarvi ogni mese di come sta andando il mio portafoglio azionario, a mio parere. Vi lascerò ovviamente comunque la percentuale negativa o positiva del resoconto del mese, ma mi limiterò a quello, a meno che non ci saranno informazioni importanti da darvi. Detto questo, ragazzi, vi ricordo che sto facendo questo video solo per mia esperienza. Sto condividendo la mia esperienza, il mio viaggio che sto facendo in questo fantastico mondo con voi, e non vuole essere assolutamente un video che vuole spingervi ad investire. Volete investire? Benissimo, fate le vostre giuste conclusioni e poi vedete quello che dovete fare. Prima di andare a parlare degli investimenti, ragazzi, vorrei parlarvi di un'altra cosa. All'inizio video ho detto appunto che cambieranno alcune cose in questi video, e quello che cambierà sarà che aggiungerò anche gli investimenti del tempo che utilizzo, che investo per avere un ritorno, che sia di conoscenza, che sia di monetario o di tutt'altra fonte. Non so quanti di voi sanno, ma io ho iniziato a streamare poker cash game la mattina. Gioco, non so per chi conosce il poker, ma questo non è un video che vuole informarvi su come giocare al poker. Se volete, vi lascio la scheda qui sopra, un video nel quale ho parlato della mia carriera pokeristica. Ho deciso di iniziare un percorso di cash game di limiti 10 e 25, ovvero entro un tavolo con 25 euro, e sto cercando di prendere almeno 4-5 giorni a settimana, 2 ore al giorno, per fare questo investimento di tempo. Io ho già delle conoscenze che possono permettermi di battere le persone che giocano a quei livelli in quel momento della giornata. E al mese di febbraio ho guadagnato 180 euro con il cash game, mentre sapete bene che sono anche un MTT player, ovvero un player di tornei. E il mese di gennaio e febbraio sono andato sotto di 1980 euro per quanto riguarda il poker. L'altro anno ho chiuso 7000 euro in profitto con il poker, e a marzo mi trovo in una posizione pari di 450 euro sopra. Vedremo ovviamente, l'anno ancora lungo, però gennaio e febbraio è stato veramente un brutto periodo per quanto riguarda il poker, ma sicuramente ci rifaremo. Detto questo, passiamo alla parte che più vi interessa, immagino. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i miei link affiliazioni di Soisi, di Moneyfarm e soprattutto di Cryptalia, che iscrivendovi tramite quel link riceverete un rimborso delle tasse pari a 12 mesi, quindi ogni tassa che dovreste pagare per quel 12 mese viene rimborsata da Cryptalia. Vi lascio il link in descrizione. Sui toro, ragazzi, abbiamo perso un 6,7% sul mio portafoglio, e ho cercato di limitare le perdite vendendo. Molti potrebbero dire, beh, però stai facendo un portafoglio long term, quindi con un orizzonte temporale lungo, perché hai deciso di vendere? Perché era un momento nel quale secondo me non era un buono tenere tutte quelle posizioni aperte, soprattutto su certe aziende, quindi l'ho richiuse e poi successivamente l'ho riaperte in maniera quando il prezzo del valore del mercato era più basso rispetto a quando l'ho venduto. Quindi semplicemente quello che ho fatto è stato limitare le perdite. Comunque abbiamo perso un 0,70%, a gennaio abbiamo fatto un 10,80%, quindi complessivamente siamo comunque ancora sopra per quanto riguarda i mesi di gennaio e febbraio. Vi ricordo che il mio portafoglio di toro lo trovate sempre in descrizione. Per quanto riguarda invece il portafoglio bancario, zero cambiamenti, abbiamo perso all'incirca 300 euro, che è pari al 6% del mio portafoglio bancario. Ho tutte aziende che sono big tech e rinnovabili che sono calate in questo periodo, quindi è andata così, fratelli. Spero che portarvi video così in maniera un po' più spartana, quindi con una battutina in più, con molta più leggerezza, sia meglio per voi. Lo faccio non per dirvi che non è una cosa importante al quale non dovreste badare attenzione, assolutamente no, anzi, cioè, sono di mezzo i soldi, quindi sicuramente dovreste avere molta attenzione su quello che volete fare o meno. Però dal mio punto di vista, visto che non voglio essere un canale incentrato sulla finanza personale, prendo gli argomenti per come sono fatto. A me piace sempre divertirmi su tutte le cose, e questo è il motivo per il quale ho deciso di implementare questa mia attitudine in questo tipo di video. Spero che per voi possa andare bene. Come avevo detto, ragazzi, negli altri video, avevo deciso di non depositare più niente fino a marzo nei miei portafogli. Marzo è arrivato e ho deciso di ricominciare il piano d'accumulo su Moneyfarm con 250 euro al mese sul portafoglio che avete sempre visto, quello da 13.000 euro per il momento. Però ho modificato il livello di rischio da 4 a 5. Questo perché sono molto giovane, voglio un portafoglio molto aggressivo su Moneyfarm, sono soldi che probabilmente non toccherò per 7-8 anni.
e continuerò a mettere 250 euro al mese sul piano accumulo su Money Farm. Come faccio tra l'altro con la mia banca? Voi sapete che anche la mia banca deposito 250 euro al mese, è passato il primo anno tra l'altro adesso e ho fatto un profitto del 35% tramite un fondo di investimento, e continuerò a farlo per altri 9 anni, idem con Money Farm, cercherò di farlo altri per 8-9 anni con 250 euro al mese con un rischio pari a livello 5. Passiamo invece a Swissy a Cryptalia. Come potete vedere ragazzi dal grafico, abbiamo totalizzato un profitto di 23,19 euro. Sul rendimento erico, sapete, abbiamo depositato 3.680 euro e non abbiamo ancora ricevuto nessun profitto, perché il rendimento erico paga a fine progetto. I primi soldi che, tra virgolette, che vedremo sul rendimento erico saranno in data luglio, su per giù, quindi a luglio avremo un incremento enorme della percentuale di guadagno mensile. Detto questo, abbiamo fatto un 0,28% questo mese e sta salendo piano piano e sono veramente contento di ciò. Per quanto riguarda Cryptalia ragazzi, un progetto ha consegnato in maniera anticipata i fondi che gli sono stati dati a Cryptalia e ci ha ridato un totale di patrimonio di 70 euro più l'ultimo interesse che era di 0,60 centesimi. Solo su Cryptalia questo mese abbiamo raggiunto la soglia dei 24 euro di profitto più 85 euro di capitale restituito. Su Cryptalia anche ho deciso di fare un piano d'accumulo che depositerò 100 euro al mese e reinvesterò nella maggior parte, soprattutto in questo momento, in prestiti amortizing, ovvero che ridaranno un tot percentuale mensile, perché sono i prestiti appunto che mi interessano di più con la strategia che sto avendo su Cryptalia. E stiamo guadagnando un totale di 30 euro netti al mese. E secondo me sono tantissimi, anche perché sono soldi che comunque reinvestiamo sulla piattaforma e tramite interesse composto, effetto snowball, arriviamo sempre di più. Per quanto riguarda Swissy, ragazzi, mi dovrei credere, perché mentre su Cryptalia magari sono un po' più sbilanciato sull'aggressione su una percentuale maggiore di guadagno, su Swissy vado ad avere una percentuale minore ma molto più sicura. Quindi anche su Swissy sto pensando magari di depositare all'incirca 500 euro semestralmente su questa piattaforma. Mi ci sto trovando molto bene ultimamente e abbiamo guadagnato un totale dall'altro di 5,30 euro, che sono molto più rispetto a quello che abbiamo guadagnato lo scorso mese. Mi sta piacendo molto di più, mi piace la garanzia di rendimento e credo che lascerò una parte del mio portafoglio molto più passiva su Swissy, e quindi non leverò dal portafoglio questa piattaforma. Io spero che il video sia stato di vostro gradimento, spero vi sia piaciuta anche la piccola anticipazione per quanto riguarda il poker. Se volete seguirmi ragazzi, mi trovate la mattina su per giù verso le 8-8:30 che streamo sul mio canale Twitch e Poker Cash Game. Se volete seguirmi, seguitemi. È un investimento che sia di tempo, che però è un investimento che andrà a improntare non tanto sulla conoscenza ma su un guadagno economico ulteriore. E il mio piano d'accumulo che vorrei fare su Cryptalia di 100 euro al mese riguarda proprio il cash game, ovvero vorrei fare un profitto del cash game pari dai 250 ai 400 euro per depositare poi 100 euro al mese su Cryptalia, così in modo tale da non levare soldi al mio stipendio. Questo è tutto, vi ricordo anche ragazzi il link in descrizione, seguitemi su Twitch, su Instagram e su TikTok, lo so, sono diventato anche un TikToker. Spero che il video ovviamente ragazzi vi sia piaciuto, condividetelo nel caso in cui vi sia piaciuto, lasciate like mi raccomando per supportare il canale, se volete commentare con qualsiasi cosa che vi viene in mente, anche per curiosità nei miei confronti, io sono sempre pronto a rispondervi. Il vostro grande ragazzi, vi mando un bacione e un faccio a tutti, il vostro canale.